Avio News ha voluto incontrare il candidato sindaco del centro-sinistra del comune di Fiumicino, Esterino Montino. Da anni il comune di Fiumicino deve convivere con un aeroporto che è molto invadente. Abbiamo chiesto al candidato sindaco qual è la posizione del comune, quale sarà la posizione del comune nei confronti dell'aeroporto. Ma intanto, una volta diventato sindaco, io penso di fare due iniziative molto stringenti. La prima iniziativa riguarda la prospettiva di questo aeroporto. La prospettiva di questo aeroporto significa per me non espandersi ulteriormente, stare dentro il sedime attuale e fare gli investimenti, concentrare gli investimenti appunto dentro l'area, diciamo, che oggi è dedicata all'aeroporto. Non è necessario, io continuo a dirlo, andare a invadere quasi tutta la Maccarese per altri 1300 ettari, non è necessario perché noi già abbiamo tre piste. Ci sono altri aeroporti internazionali che hanno, penso a quello di Londra, che ne hanno due, e con due piste oggi hanno un carico di traffico di circa 80 milioni di passeggeri. Noi ne abbiamo 37 milioni e quindi con tre piste noi possiamo salvaguardare naturalmente in qualche modo, diciamo, gli obiettivi previsti dal piano. Montino, lei ha recentemente criticato la posizione monopolistica dei Benetton nei confronti dell'aeroporto. Ci può spiegare perché? Ma qui c'è un problema, secondo me, di trust. C'è un problema di trust perché la famiglia Benetton è proprietaria della Maccarese, che deve essere espropriata secondo il piano, magari incamerando, ricevendo oltre 200 milioni di euro solo per l'esproprio. Poi i Benetton hanno il pacchetto di maggioranza assoluta negli aeroporti romani. E poi c'è il sistema a rete, diciamo, le reti di telecomunicazioni, le reti stradali e così via, quindi c'è un problema che riguarda diciamo, la posizione dominante, e quindi c'è un problema di regole che devono essere rispettate per tutti. E quindi io mi auguro che, soprattutto quando parliamo di espropri, quando parliamo di progetti, diciamo, di ampliamento dell'aeroporto, non prevalga, io spero di no, anche perché Benetton comunque sono degli imprenditori anche diciamo importanti, deve prevalere in questo caso una logica che è una logica di servizio generale, di prospettiva del pubblico, cioè di coniugare non solo investimenti per l'aeroporto, per far migliorare l'aeroporto, ma anche in particolare investimenti che qualificano il territorio e salvaguardano il territorio. Un'infrastruttura grande come l'aeroporto di Fiumicino dovrebbe avere delle ricadute positive nei confronti del territorio, in termini di reddito, in termini di posti di lavoro. Cosa ci può dire su questo aspetto? No, questo aspetto è l'aspetto più preoccupante. L'aspetto più preoccupante, io credo che l'amministrazione comunale, che voglia salvaguardare anche questo tessuto produttivo importante, non deve preoccuparsi soltanto dello sviluppo, ma bisogna preoccuparsi dello sviluppo e nello stesso tempo bisogna salvaguardare l'occupazione, cioè avere una serie di provvedimenti di salvaguardia occupazionale. Il precariato, questa è una fabbrica di precari, stiamo parlando di veramente di decine e decine di migliaia di persone che hanno contratti a termine, che hanno contratti atipici, che hanno una situazione, diciamo, di instabilità completa. Noi dobbiamo mettere dentro questo aeroporto la clausola per tutti di salvaguardia dei lavoratori. Una volta che i lavoratori magari passano da un'azienda a un'altra, devono essere gli stessi e devono avere la continuità contrattuale. Un'ultima domanda su cui, diciamo, vorremmo impegnarla. Normalmente quando si compra un servizio prima si guarda la qualità del servizio e poi si paga. Nel caso specifico dell'aeroporto invece sono state aumentate le tariffe quando ancora il servizio non c'è. Qual è la posizione del futuro sindaco di Fiumicino? Beh, la posizione è che secondo me il governo Monti è stato precipitoso, ha sbagliato nel firmare il protocollo e firmare, diciamo, l'accordo
sull'aeroporto, perché la discussione doveva essere fatta fino in fondo, in un modo severo, in particolare partendo soprattutto dalle inadempienze del vecchio contratto di servizi. C'erano degli obblighi, c'erano gli obblighi per tutti, non sono stati rispettati e credo che la posizione di dire io non li rispetto perché c'è un problema tariffario, credo che non sia giusta, perché gli investimenti sono una cosa e poi le tariffe erano legate completamente, diciamo, a una valutazione più complessiva sul costo. Ora, io penso che noi da qui dobbiamo partire, cioè da una valutazione che garantisca una qualità dei servizi e garantisca un equilibrio equo sulla prospettiva di ammodernamento di questo aeroporto.